Buongiorno, oggi vi racconto lo scorpione, stiamo parlando dell'ottavo segno dello zodiaco, segno d'acqua fisso, governatore è Plutone e qui andiamo nelle viscere dell'anima, qui facciamo un salto, questo è il segno dell'autunno, ehm, della stagione che sembra morire per poi riprendere vita in primavera, però intanto, adesso, sotto il segno dello Scorpione, sembra che tutto si fermi. Lo Scorpione è, eh, a differenza del toro, che è dall'altra parte dello zodiaco, lo Scorpione è nomade. Lo Scorpione, se non si può muovere in superficie, scava. Lo Scorpione è strettamente collegato alla psicanalisi, e qui torniamo al discorso che il suo governatore è Plutone. Ora, eh, quando fu scoperto Plutone, la scoperta di Plutone coincise con l'inizio degli studi di Freud sulla psicanalisi e questo non è un caso, perché come ho già detto in altri video, quando eh, non è che il pianeta funziona solo nel momento che è stato scoperto, il pianeta c'era anche prima, solo che l'umanità non era consapevole non era pronta ad incontrare un certo tipo di energia quindi nel momento è come se il cielo avesse detto ok oggi siete pronti ad incontrare la psicanalisi oggi vi faccio scoprire Plutone e da quel momento in poi è iniziata proprio un'altra epoca e, e come ho già detto eh, lo scorpione è eh, andare a fondo nell'anima qual è la caratteristica principale è il senso di morte ma non è la morte come la dobbiamo intendere, che tante volte quando racconto questa cosa i nati sotto il segno dello scorpione si risentono, non è questo. È però la capacità dello scorpione di morire e rinascere, di rinascere dalle ceneri. Questo è lo scorpione ed è una grandissima ricchezza, perché se noi andiamo a pensare, quella forza plutoniana è la forza che dovremmo avere tutti di riuscire a andare oltre qualsiasi distruzione. Eh, c'è appunto la psicanalisi. Perché? Perché normalmente le persone nate con valori Scorpione sono persone che eh, hanno incontrato molto spesso la distruzione nella loro vita o comunque si sono dovute reinventare tantissime volte eh, e hanno dolori profondi perché l'animo la, dello Scorpione non è semplice, nulla è come sembra Nulla è apparenza, lo scorpione è abituato ad andare oltre, a vedere oltre, a vedere dove gli altri non vedono. Questa cosa ovviamente lo porta anche ad incontrare un importante bagaglio di dolore nella sua vita, bagaglio di dolore che però se lo scorpione è disposto a fare un salto di evoluzione lo porta ad essere uno straordinario psicoterapeuta perché le persone con valori scorpione molto spesso possono occuparsi dei dolori degli altri. Come ho già detto lo scorpione ha, eh, ha a che fare con tutto ciò che è sotterraneo, quindi parliamo di speleologi, di cantine, eh, di, di fogne, di, oppure tutto ciò che è eh, collegato alla morte, quindi le pompe funebri, i cimiteri, eh, ha, ha questa caratteristica. Eh, diciamo che eh, tutto quello che non è apparentemente visibile è celato in qualche modo, fa parte dello scorpione. Particolarmente interessante è la donna del segno, perché abbiamo a che fare con una figura enigmatica, ammaliante, una donna sicuramente amazzone, una donna che per certi versi somiglia alla donna Riete. Però a differenza della donna Riete, che è, è più ingenua, la donna Scorpione è decisamente una donna più, ah, per certi versi, anche più intelligente, eh, più, più profonda. Ecco, no, non più intelligente. Più profonda, sicuramente ammagliatrice e con una, una fortissima dose di sensualità. Eh, torniamo al discorso un attimo della distruzione. E qui c'è quello che racconto sempre, che se il segno non è, eh, il segno si divide in due parti per così dire, eh, il segno evoluto e il segno involuto, eh, questo dipende dalle persone, dipende da tutto il contesto del tema natale, dipende da quello che ci racconta il cielo. Quindi il, il, lo scorpione voluto è straordinario, meraviglioso, oh, un portento, un aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà, dolori forti dell'anima. Lo scorpione involuto è eh, un'energia molto bassa che provoca dolori dell'anima e che eh, con buona probabilità tende a distruggersi. E qui possiamo andare a vedere anche l'esempio di Maradona, ma ce ne sarebbero tantissimi da valutare. Maradona che aveva tutto e alla fine non si è ritrovato niente, è riuscito a distruggere una vita meravigliosa. Allora, io per lo Scorpione mi fermerei qui. Questi sono video brevi. Ehm, che se, lo scopo di questi video è in qualche modo incuriosire provare a fare la distinzione tra quello che eh, si pensa che sia l'astrologia e quello che realmente è l'astrologia, perché l'astrologia va ben oltre il segno zodiacale, questo è il motivo per il quale alcuni di voi si ritrovano in questi video e altri no, però l'astrologia è, eh, è qualcosa di immensamente complesso, molto serio e eh, dire io sono dello scorpione diciamo solo la posizione del sole. Per questo ripeto sempre, eh, qualsiasi descrizione è generica. Il tema natale è un'altra faccenda. Grazie, alla prossima.